Benvenuti al premio Nessegna di Partenope, siamo con Antonio Forillo. Antonio, cosa pensi di questa serata? Razzismo esiste sulla faccia della terra, la gente dice che fra neri e bianchi, fra cristiani, musulmani, ricchi e poveri, non vale niente. La più grande differenza classista è tra le persone magre e le persone grasse. Che se in un tavolo bello di 15 persone mangia una persona magra, non la guarda nessuno. Se la persona in sovrappeso, mentre sta parlando con te, distrattamente, mi chiediamo lì che va una coppa tavola e sta mettendo mocca. Passa sempre che chiediamo giustizia e doata. Stai sempre a mangiare, già tu, Io stasera sono molto contento di stare qua. Prima cosa perché ci troviamo nella mia città, lo sanno tutti, insomma io sono casoriano, in questo posto è il Teatro Ateneo gestito da Antonio Avolo in cui ho fatto diversi spettacoli e io dico sempre che è l'unica oasi in questo deserto, insomma a Napoli Nord, e poi perché sono stato invitato da Domenico, che lo conosco da tanto tempo, Domenico Sepe, e sono veramente, come dicevo prima, non voglio ripetermi, veramente molto contento di essere qui stasera. La volta ciclettana per stamattina, No, io veramente sono venuto a piedi. Uè, ma che state facendo la motocicletta mia? Credo ci sia stato uno spiacevole equivoco e adesso mi assumo personalmente la responsabilità di spiegarlo. Ah, da sua responsabilità, Madonna mia! Allora, abbiamo parlato della serata, adesso parliamo un po' di te, dei progetti futuri, qualche momento, nuova cosa in teatro? Questa fase della vita, dire progetti futuri, insomma, è sempre una cosa abbastanza difficile, però uscirà un film che ho fatto a febbraio che si chiama Che bella sorpresa, con la regia di Alessandro Genovesi, con Bisi e Valentina Lodovini, e a marzo uno spettacolo, no, un film sempre al cinema, con la regia di Claudio Insegno, dove ci sono un sacco di attori napoletani, girato qui in Campania, che si chiama Effetti Indesiderati, c'è Biagio Izzo, Procopio, Massimiliano Gallo, un sacco di attori napoletani, e poi sto scrivendo il mio nuovo spettacolo e spero di farlo al più presto anche qui all'Ateneo. Ti ringraziamo, un saluto da Pupa TV. Grazie ancora e saluti agli amici di Pupia o Pupia? Pupia, Pupia. Pupia. Allora, Pupia e Videoline che io di sera, quando non posso dormire, guardo sempre su YouTube, quindi mi aiutate a stare sveglio. Grazie.